Allora, noi quando parliamo della rettifica soggettiva ce ne occupiamo perché la rettifica soggettiva è quel passaggio della cura che consideriamo essenziale per il passaggio al lettino. Cioè, senza rettifica soggettiva, immaginare un passaggio al lettino non succede poi niente sul lettino. Cioè, sul lettino il paziente può in qualche modo arrivarci in maniera, potremmo dire, produttiva, generativa, finché la cura vada avanti, se ha compiuto la rettifica soggettiva. Quindi è fondamentale che il paziente non passi al lettino soltanto riconoscendo il ruolo attivo nel procurarsi la sofferenza, ma deve vedere come il procurarsi quella sofferenza sia stato il suo modo nevrotico per difendersi dall'incontro col suo desiderio, dove avrebbe potuto fare un'esperienza dove appunto si è soli e senza scuse. Ma mettersi nella vita in quella posizione lì, che trova appunto non ne posso più, ma non ne posso fare a meno, è un escamotage per non fare i conti col vivere un desiderio al di fuori dell'orbita del desiderio dell'altro. È in quel passaggio lì che può sorgere una domanda: ma perché io faccio un passo indietro quando c'è l'occasione di vivere il mio desiderio? Potremmo dire, vedete quella frase di Lacan, di esprimere la mia dignità di soggetto. Quindi vedere il sintomo come difesa vuol dire vedere il sintomo come evitamento della propria dignità di soggetto. Invece, nell'altro modo sarebbe secondo me una rettifica soggettiva monca, perché ci sarebbe da vedere il sintomo, solo come in qualche modo meccanismo che produce godimento oltre che sofferenza. Questo è un passaggio fondamentale, per esempio, io credo nella clinica della tossicomania. Perché noi pensiamo che la clinica della tossicomania sia una clinica dell'uno senza l'altro, una clinica dove il soggetto gode senza l'altro. Perché? Perché io godo attraverso il rapporto diretto col soggetto che non passa attraverso la relazione intersoggettiva. Io godo direttamente nel rapporto diretto con la pulsione, evitando l'intermediazione dell'altro. Io non sono d'accordo in questa lettura. Sulla base della mia esperienza clinica, leggendo i casi clinici di colleghi e facendo supervisioni in vari centri clinici, in realtà possiamo leggere la tossicomania, dal punto di vista, potremmo dire, dell'altro che riguarda l'uno, allora sì che sembra un godimento che fa meno del legame con l'altro, perché la tossicomania non è un sintomo che si esprime sotto la forma della metafora. Si esprime sotto la forma, potremmo dire, dell'inseguimento compulsivo, costante, non l'ho mai pensato così, ma la tossicomania, potremmo dire, è la metonimia del godimento. Però in questa metonimia della ricerca compulsiva del godimento, il soggetto in realtà sta trattando, senza passare per il legame con l'altro, il suo rapporto con quel c'è dell'uno. Quindi la tossicomania, lungi dall'essere il raggiungimento di un godimento assoluto, è la difesa. È l'argine che il soggetto ha trovato per evitare i conti con un godimento assoluto. Il tossicomane, tendenzialmente, è un soggetto che non ha potuto appoggiarsi all'altro per fare i conti col godimento assoluto. Allora si è orchestrato da solo, senza l'altro, attraverso i vari oggetti che il discorso del capitalista fornisce a tutti noi. Se per caso invece noi pensiamo che la rettifica soggettiva sia soltanto quella prima metà che vi dicevo prima, non possiamo incontrare un tossicomane e fargli capire che noi abbiamo capito che lui utilizza il sintomo come una soluzione, come una difesa dal reale, come una difesa da quella condizione emotiva che lui non saprebbe gestirsi senza.
il sintomo tossicomanico. Altrimenti il tossicomane ci sembra soltanto uno che ricerca lo sballo. In realtà lo sballo è una via di fuga dal reale. Se invece vediamo lo sballo come il raggiungimento del reale, ci sembra un cattivo perverso e lo colpevolizziamo, ma guarda questo qui come gode al di là dell'altro, infischiandosene dell'altro. In alcuni casi sì, ma è una ristretta popolazione clinica.